L'Assemblea dei soci ha approvato ieri pomeriggio il bilancio 2020 della Ruzzo Reti S.p.A. con l'unanimità dei sindaci presenti, 28 sui 36 comuni afferenti la società acquedottistica. Erano assenti i primi cittadini di Teramo, Montorio al Vomano, Mosciano Sant'Angelo, Roseto degli Abruzzi, Castelli, Bellante, Torano Nuovo e Ancarano. Ruzzo Reti S.p.A. ha chiuso il 2020 con un utile di esercizio di oltre 2 milioni di euro e con un margine operativo lordo superiore a quello riportato nel piano industriale 2019-2021. L'attività dell'ufficio recupero crediti, istituito proprio nel 2020, ha incassato un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. La società acquedottistica inoltre ha concesso ai cittadini che ne hanno fatto richiesta oltre 4.000 piani di rateizzazione. Il management della Ruzzo Reti sottolinea anche il lavoro fatto sui costi e non mancano polemiche verso i sindaci assenti. Devo dire che è un bilancio che vede dei costi abbassarsi in maniera netta, i costi del personale di circa 600.000 euro, i costi dei debiti si sono abbassati di 5 milioni di euro e questa è un'ottima notizia per la provincia perché a lungo andare, stabilizzando un abbassamento dei costi, si avrà anche un abbassamento della tariffa. Rimane un po' di perplessità rispetto a una serie di polemiche che abbiamo sentito nei giorni precedenti, come ogni anno devo dire, a cui però non è stato dato seguito nell'Assemblea, che forse è il consesso dove i sindaci dovrebbero esprimere per i loro territori la loro posizione. E noi continueremo con questa operazione di risanamento dell'azienda, di cui siamo veramente molto soddisfatti. Oggi sono particolarmente felice perché continua l'opera di risanamento, di grandi investimenti per il Ruzzo e soprattutto perché il bilancio di oggi aumenta ancora di consensi rispetto agli anni precedenti. Questo è veramente da grande soddisfazione perché significa che quello che ribadiscono i sindaci è che stiamo lavorando bene e che soprattutto loro sono con noi in questa grande opera di rivoluzione dell'acquedotto teramano. Come dare un voto contrario su una buona governance sia a livello finanziario che sia a livello di gestione? La cosa che mi sconcerta è che quello che oggi una piccola minoranza di sindaci chiede di vederci chiaro, io mi chiedo dove stavano quando fino al 2012-13 si producevano 100 milioni di euro di debiti. Ecco, oggi la società sta un po' meglio, non sta bene, sta ancora in uno stato comatoso, ma in questo stato comatoso una buona governance sta cercando di riportare su un percorso, ecco, sano una società che era decotta 5, 6, 7 anni fa.